14 Resca, numero 7 Ristov, numero 10 Pikalek, numero 23 Tosi, numero 18 Sacco Capitano, numero 6 Tosi, allena la squadra coach De Vita. Per la terra Quigliendo il Carpi, con il numero 1 il capitano Luigi Malavasi, con il numero 16 Pierluigi Di Marcello, con il numero 20 Damir Opalic, con il numero 9 Angelo Giannetta, con il numero 14 Martin Molina, con il numero 24 Andrea Basic, con il numero 18 Aleko Carrara, con il numero 4 Vito Vaccaro, con il numero 19 David Ceso, con il numero 21 Marco Zoboli, con il numero 13 Andrea D'Angelo, con il numero 17 Marco Beltrami, con il numero 6 Luigi Pieracci, con il numero 5 il vice capitano Gennaro Di Matteo. Allenano la squadra i coach Serafini e Galluccio. Gli arbitri della sfida sono i signori Panette di Casola di Genova. Amici sportivi, buon divertimento! Panette di Casola di Genova. Panette di Casola di Genova. Buonasera, mi senti perfettamente? Dimmi tu quando siamo pronti. Prova. Prova 1, 2, 3. Buonasera amici sportivi di TRC Sport, ben collegati con il Pallavolo Auri. Si riprendono le ostilità dopo un mese di inattività per la terra Quigliendo il Carpi, si ritorna a giocare, partita ostica, l'ospite di turno è l'Embole Estense. Ricordiamo 5 partite al termine della regular season per i ragazzi di coach Serafini, al momento è il secondo e la posizione occupata dagli uomini in bianco-rosso. C'è da inseguire Imola che oggi riposa, tentativo di accorciare le distanze. Qui con me non Lauro Zanotti come al solito, intanto buonasera a tutti da Enrico Mozzanini, bensì Francesco Bedoni. Francesco, partita ostica all'andata, furono dolori. Sì, innanzitutto buonasera anche da parte mia a tutti gli amici della pallamano carpisana bodenese. Partita ostica sarà anche così stasera perché mancano due nomi importanti, mi è arrivato Tupan e Garibis. Togliere questi due elementi sette belli di partenza di coach Serafini potrebbe fare la differenza, insomma, perché era quella seconda non a caso, anche lo scudetto sempre. Hai detto bene tu, mancano due acquisti importanti, c'era tanta attesa per vedere Renato Tupan, Tupan è in tribuna, non è arrivato in tempo il transfer, intanto c'è il primo gol della gara, David Ceso a metterlo a segno, Carpi in vantaggio, dall'altra parte Resca, va subito a segnare, difesa allegra in questo inizio da parte di Carpi. Si arrabbia Basic, subito un avvio scoppiettante, Ferrara una squadra che ha tanti gol nelle mani, Molina tenta di trovare spazio, la palla arriva da Aleko Carrara, 9 metri, dunque possesso per Carpi. Andiamo a leggere un pochettino gli starting 7, Carpi si schiera con Malavasi fra i pali, Opalic, Carrara, Molina, Basic, Vaccaro, Giannetta. Per quanto riguarda invece l'Embole Estense, in porta Michele Rossi, classe 94, che ha recentemente esordito con la maglia della nazionale. Poi ci sono Giulio Nardo, Matteo Resca, Veselin Ristov, il numero 10 Luca Lopez, vice capitano, a segno anche Martin Molina, dunque risultato su 2-1, Carpi in vantaggio. L'arrivo di Tupan può secondo te Francesco stimolare Martin Molina? Beh, certamente quando si aumenta la concorrenza per un atleta viene sempre, è normale che venga fuori quel qualcosina in più. In questo caso speriamo che sia così sia da parte di nuovo questo brasiliano, che la parte di Molina, che sembra aver iniziato nella maniera migliore con uno dei suoi classici tiri, uno dei suoi classici gol, su cui Rossi poteva fare ben poco. Quindi sarà una partita importante per lui, che
chance di giocare titolare, non può essere ancora più bravo. Poi il coach Serafini saprà bene sicuramente dosare l'energia di tutti e due nel corso della stagione, in questa ultima parte di girone di ritorno. Assolutamente, cartellino giallo intanto per Andrea Basic, il primo provvedimento disciplinare della gara, gara che è iniziata da poco più di due minuti. C'è il tiro da 7 metri addirittura, si pensava ad un 9 metri. Sul dischetto dei 7 va Veselin Ristov, Luigi Malavasi va a neutralizzare. Dunque 0 su 1 per Ferrara, rigore parato, è una specialità della... Sì, non è una novità, anzi, a volte ci si stupisce quando Luigi Malavasi non riesce a intercettare il rigore. Questo tiro sicuramente non era dei più difficili da parare, poi parliamo di uno dei migliori in Italia a livello di parature di rigore. Parature forse non termine proprio peccato, però in questo caso calza per me. Parliamo anche un po', hai citato tu il fatto che Malavasi sia uno dei tre migliori estremi difensori del campionato, ci sono stati i FGH Warden queste ferie natalizie, Carpi ha fatto manbassa di premi, erano quattro i titoli in palio, Carpi ne ha portati a casa due, miglior straniero, Scelto Beharevic, miglior giovane Carlos Perti, e nella categoria portieri il nostro Luigi Malavasi, il capitano, è stato secondo solamente a San Paolo nell'ordine a podio, qualcosa di indicativo, qualcosa di importante. Nardo porta avanti Ferrara per la prima volta in questa gara, non contentissimo coach Serafini, siamo in fase iniziale di partita, ci permettiamo di divagare, anche parliamo di mercato, tutte e tre le pretendenti al titolo alla Coppa Italia si sono rinforzate, palla per Basic, un gran gol Andrea Basic, c'è un suo movimento classico, l'apertura alare da parte del croato, intanto c'è anche il cartellino giallo per il numero 10 di Ferrara per Lukas Pikalek, per il terzino, un giocatore con molti gol nelle mani. Tre acquisti dicevamo importanti per tutte e tre le pretendenti al titolo. Bolzano ha rinforzato la porta con Kostas Zilimparis, Guido Ricobelli, vecchia conoscenza di Rubiera, torna in Italia con la maglia del Bolzano che ha vinto la concorrenza di Sassari. E per quanto riguarda Carpi, Renato Tupac, due elementi importanti, come hai visto questo momento, secondo te chi si è rinforzato di più? Guarda, non voglio fare il partigiano, però credo che l'arrivo di Tupan sia quello che possa fare un nuovo vantaggio di Ferrara, questo è Tosi Matteo, quindi sono tutti. Dicevo, secondo me, avrebbe trovato quella margine di opportunità. Un pochino sopra gli altri due, questi sicuramente comunque ottimi per quanto riguarda la pallavolista. Diamo il benvenuto qui in diretta con noi a Laura Zanotti, storica voce della Pallamano Carpi, intanto buon anno, ben ritrovato, insomma ci ritroviamo contro l'Embole Estense, una squadra scorbutica, coach Massimo De Vito oggi l'ha detto chiaramente, si viene a Carpi per limitare i danni, ma ci sono assenze importanti, non c'è Sperti, non c'è Beharevic per febbre, non è arrivato il transfer per Renato Tupan che era attesissimo, una partita che potrebbe anche nascondere dei risvolti complicati. Sì, sempre l'Est, l'Estense Ferrara è sempre una squadra aggressivo, sempre una squadra tatticamente voluta come poche in questo girone B del campionato della massima serie. Comunque il cantiere Terraquilla Carpi ha sempre il segnale di lavoro in corso, è una cosa sempre molto interessante, il coach Serafini ha sempre nuove soluzioni, queste però chiaramente le assenze giocano un ruolo importante contro una squadra che ha sempre un'ottima potenzialità, soprattutto offensiva, e che ha sempre, anche nel giorno di andata, ha sempre dato qualche problemuccio a questo Terraquilla Carpi. Sì, perché l'andata a Ferrara finì 10 pari, palo di Basic, contropiede di Estensa, attenzione a Ristov, viene messo giù da Paceso, 9 metri. Protesta da parte del pubblico di Ferrara, abbastanza pittoresca come protesta, non era probabilmente la chiamata dei 7 metri con la conseguente rigore. Carpi un pochettino allora, Francesco, in questo mezzo di gara. Sì, non hanno novità, perché anche nelle ultime partite prima della pausa natalizia abbiamo visto un Carpi molto spumeggiante in attacco, ma allo stesso tempo un po' traballante in difesa. A quanto pare, al ritorno delle vacanze, questo problema non si è ancora risolto, almeno questo dice Carpi. Break di Giannetta, ma lo sforzo per recuperare il pallone e fare il contropiede va ad esaltare, mi
Michele Rossi, classe 94, terzo portiere della nazionale attualmente dietro a Fovio Sampaolo. Chiama attenzione coach De Vita, insomma, c'è una grande attenzione, Lauro, anche per questo Michele Rossi, un portiere che ormai da un paio d'anni è abbastanza chiacchierato, un giocatore in grande ascesa, un giocatore che in questo inizio di stagione ha dimostrato ottime cose qui al Vallauri, forse in uno dei palazzetti più inespugnabili di tutta la Serie A italiana, visto che da oltre 3 anni nessuno vince a Carpi. Oggi c'è voglia anche di sognare un'impresa. Sì, loro hanno una squadra ambiziosa, una squadra molto giovane, molto carattere, quindi queste, anche le prestazioni di questi giovani emergenti, già confermati soprattutto per Rossi nel ruolo di portiere, un ruolo molto importante, abbiamo visto nel contropiede di Giannetta, quindi una squadra molto impegnativa, un ottimo test per questo Terraquiglia Carpi. Fallo sul Molino, ma permettimi una citazione per Luigi Malavasi, il nostro capitano, parata a mano aperta in controtempo a bloccare l'incedere di Lukasz Pikalek, veramente un giocatore dai margini di miglioramento ancora forse inesplorati, tu che lo conosci bene, Francesco, è in ascesa ancora Malavasi. Assolutamente, anzi una parata del genere ha rubato la scena, quella che si vede una volta nel calcio, parata plastica, presa in prestito da questo sport, insomma un bravo portiere di Palamano deve anche sapere all'occasione un po' arrangiarsi e creare nuovi stili, in questo caso Malavasi sta in cipollino, perché una parata così in una porta come quella di Palamano è sempre molto difficile. Ammonito Resca intanto del secondo cartellino giallo per Ferrara, dopo Pikalek anche Resca va sul taccuino dei cattivi. Bello il pallone tentato da Molina per Vasic, tutto chiuso, non si è ancora Francesco innescato dai rivali, Baccaro già abbastanza dimenticati, Ristoro, gol sul 5-3, Ferrara adesso fondamentalmente la prossima chiamata di time out potrebbe anche stare. Beh, credo che sarebbe un gran molto interessante quel gioco. Momento fa solamente il gioco di Ferrara che si trova con due punti su un più due, ma soprattutto con una tranquillità che solitamente vediamo nel Carpi e non nell'avversario che affrontano gli altri rossi. Sceso per Carrara, Carrara, la parata di Rossi, tira ancora una volta affrettato da parte del centrale argentino, poco lucido finora l'Eco Carrara, non ha distribuito i palloni con la solita precisione e parsimonia. Adesso è Ferrara che gestisce le operazioni, Pikalek si piazza al centro, va a scambiarsi con Resca. Lauro, forse non abbiamo ancora visto l'arma maggiore da parte dell'Endolestense, questo Resca. Sì, Resca è un giocatore negli ultimi anni, ha sempre prodotto molto in attacco ed è diventato anche un discreto difensore, quindi grande responsabilità per lui e spesso si sovraccarica di oneri di lavoro incredibili e lo fa pesare in una partita equilibrata come questa. Che bella parata! Efficacissimo, primo gol in questa partita per Angelo Giannetta, ma tanti tanti meriti vanno assolutamente a Luigi Malavasi. Luigi Malavasi decisamente positivo. Adesso Carpi deve cercare di imbastire una difesa concreta e compatta per andare a cercare di opporre resistenza a un Endolestense che sta facendo girare palla con relativa fluidità e questo è preoccupante. Resca, parte di Zaltroni che va a toccare il pallone di Basic, che aveva tutta intenzione di rimettere il pallone con grande velocità. Un 5-4 dunque, risultato che però la penalizza Carpi, invece va ad esaltare quello che è l'inizio di partita degli ospiti, ospiti che sono al quarto posto non a caso, dando uno sguardo alla classifica estense, segue un punto solo di distanza Ambra, con velleità non solo di playoff. Attenzione a Ceso, Ceso! Sta diventando un fattore esaltare un portiere, Francesco, sempre un problema. Sì, soprattutto quando in questo caso stava facendo i giocatori, il Rossi in eccesso avversario, non è che è stato chiamato nazionale e lo sta dimostrando anche lui, intanto. Spettacolo! Andrea Basic! Docile, docile va a mettere il pallone sopra la testa di Michele Rossi. Azione, gesto tecnico importante, Andrea Basic non a caso. Forse possiamo dirlo, se la gioca con Maione come primo pivot in Italia. Sì, assolutamente, lui a parte questo aspetto acrobatico che esalta molto così le sue doti di pivot,
ha anche una grande attenzione, lavora molto per i suoi esterni, non a caso Ceso prima era riuscito ad andare direttamente a contatto con Rossi, che si è molto ben comportato, ma per un gran lavoro che aveva fatto proprio Andrea Vasic. Sfondo da parte di Ferrara, contropiede per Carpi, Carrara rinuncia al passaggio lungo verso Vito Vaccaro, giocatore, lo ricordiamo, attualmente Vito Vaccaro è il giocatore con il maggior numero di reti segnate dalla Terragoglia in Volcarpi, sono 66 le reti per Vaccaro in 12 partite, una media di circa 8 reti a partita, un giocatore sicuramente molto prolifico, così come lo sta diventando anche Angelo Giannetto, un giocatore che con l'infortunio di Sperti ha trovato qualità ma soprattutto grande efficacia di rendimento. Palla per Carrara, che palla per Vasic, ancora una volta Rossi, Vito Vaccaro e c'è il gol, disattenzione clamorosa di Ferrara, tutti fermi a vedere la parata di Rossi, Vito Vaccaro con questo di sì, anche era buona anche per Basi, che aveva appena, però molto, si era visto così opporre in modo molto deciso Rossi, molto attento Vito Vaccaro, sempre molto concentratissimo, un giocatore che ha dato un grandissimo contributo al miglioramento tattico soprattutto di questa squadra. Assolutamente, il livello delle ali di Carpi è cresciuto vertiginosamente con l'arrivo dell'ala della nazionale Vito Vaccaro, un giocatore importante, un giocatore che si sta dimostrando efficace non solo dal punto di vista difensivo, lui è uno dei migliori difensori in Italia. Possesso ancora per Handball Estense, intanto molto rapidamente il tempo sta scivolando via, siamo già nelle vicinanze della metà, della fine primo tempo, davvero del quarto di gara. Urla Serafini, non è contento dell'attenzione a livello difensivo, Resca, pallone perso, Giannetta lancio per Molina, vediamo se Marco Molina decide di andare alla conclusione, splendida passaggio per Vasic, adesso si sta risultando a terra con il punto 7-5. Come non bisogna esaltare questa squadra, ogni errore può diventare fatale, Handball Estense aveva iniziato bene la gara, due errori, due gol. Sì Enrico, poi un discorso che voglio ampliare anche a Lauro, in questi primi minuti abbiamo visto sicuramente Estense fare un bel gioco, però non è che si esente da errori, in questo caso il Carpi deve dimostrare tutta la sua maturità, è una squadra che vuole competere per vincere lo scudetto, cercando di sfruttare questi errori come ha fatto in ultimi due minuti, non è caso adesso il parziale del Carpi è immagine di reti. Questa squadra credo deve essere brava soprattutto a sfruttare le debolezze dell'avversario, poi può esprimere tutte le sue potenzialità che si possono. Assolutamente sì, anche se la panchina oggi latita, mancano tre titolari assoluti come Tupan, Behare, Vicesperti, però la squadra è molto competitiva. Molina, la finta, il super gol, Martin Molina, elevazione di più o meno un quarto d'ora per il delantero argentino che va a mettere alle spalle di Rossi una cannonata nel... Assolutamente, se l'Estense Ferrara pensa di fare il corriettira, il run and gun contro Terraquiglia Carpi, non ce n'è proprio, non avrà vita facile in questa partita. Il Carpi è assolutamente imbattibile in questo tipo di gioco. 10 pari, finì il primo tempo del Palaboschetto, questo è un grandissimo gol. La va a mettere proprio sotto l'angolo della docile docile, il numero 8 Nardo. Va a segnare il suo secondo gol, Carrara per Molina, Molina cerca di elevarsi, no look dietro la schiena, Vaccaro va a cercare di coinvolgere nel gioco Giannetta, viene chiamato un'infrazione ad Handball Estense, saranno 9 metri, si ripartirà col semplice possesso per Carpi, Carrara sta provando a scaldare i motori. Sì, il suo apporto è assolutamente importante e determinante, finora non ha gestito con una discreta economia il gioco ma senza particolare così, attenzione tattica, sicuramente un giocatore importante quando trova così la sua dimensione, è sicuramente un giocatore che fa la differenza. Fase di stanca della partita, le due squadre stanno cadendo il corso in iniziale, andiamo a dare uno sguardo al resto della quinta giornata, oltre a Terraquiglia Handball Carpi Handball Estense c'è Sassari Nuova Era Casalgrande in zona salvezza, 7 metri intanto, Bologna Ambre, questa è una sfida importante, Dosso Bono Castenaso, forse la sfida più interessante del girone B è proprio Bologna Ambra, una sfida che vuol dire tanto, un testa a testa per quanto riguarda non solo la pool playoff che andrà a partire dopo le Final Eight di Coppa Italia, ma perché no, anche l'ottavo posto per le Final Eight, visto che è ancora vacante, sembra ormai già tutto fatto per le tre del girone nord, Trieste, Pressano e Bolzano, Fasano e Carpi ormai hanno già un piede insieme a Imola. Nelle Final Eight restano da segnare la seconda del girone del sud con Albatro favorita anche per il fatto che la fa in casa, ma ne resta ancora un'altra. Qui potrebbero dire la loro Bologna e Estense Ambra. Sì, qua c'è forse una sfida più interessante perché appunto sono tre squadre che possono tranquillamente, una di loro può staccare il passo per questa Final Eight. E i primi minuti di
Ferrari mi potevano far pensare più a un Ferrari, però Andrea resta comunque. Vito Vaccaro va a segnare uno su uno per i rigori dei 7 metri per Vito, secondo gol. Ormai rigorista Lauro, sembrano cambiate le gerarchie, se potevano essere nell'ordine forse potevano essere Beharevic, Ceso, Vaccaro e Carrara, in quest'ordine forse Vaccaro ha staccato tutti anche grazie all'infortunio, alla mancata presenza di Beharevic per il gol. Sì, lui è un giocatore molto molto affidabile, come abbiamo detto prima, in tutti i fondamentali, anche in questo adesso si sta imponendo, il suo tabellino è sempre più ricco di tiri dai 7 metri, non dimentichiamo che il Carpi ha fatto di questa, così, di questa arma un elemento importantissimo, non ultimo è Di Matteo, che è sempre stato anche nelle annate passate un cecchino formidabile dai 7 metri. Resca va a fare un gol dei suoi, molto bella finta di passaggio, poi palla sopra la testa di Basic, angolino basso imprendibile per Malavasi. Se all'andata il primo tempo si era conclusa al pallaboschetto su 10 pari, di tutt'altra prisma questo inizio di gara, un 7-9 che dimostra come Carpi sappia anche soprattutto dilagare negli errori degli avversari, una squadra che sa gestirsi, non va in difficoltà anche quando trova squadre motivate e poi soprattutto ha una varietà di possibilità per andare al tiro. Basic fa un gol eccezionale, bello il passaggio di Ceso per Basic, un filtrante eccezionale, ma come si ricava gli spazi Basic, Lauro? Forse lo fanno in pochi. Sì, un gran lavoro che spesso viene valorizzato dagli esterni, ma che spesso trova anche, dà a lui stesso l'opportunità di fare marcature non sempre facilissime, ma sempre molto molto interessanti. È dato qualche defezione di troppo dal punto delle scalate difensive. Terzo gol Bernardo che va a contendere a Basic, il tabellino dei top scorer fino ad ora. Io darei uno sguardo anche alle restanti giornate, oggi è la quinta di ritorno, ne mancano quattro al termine del gironcino B di regular season. La prossima vedrà la Terraguinia del Carpi impegnata al Palacheope di Casalgrande, Casalgrande che in casa, lo ricordo, la scorsa giornata ha costretto Imola a vincere di un solo punto negli ultimi minuti, dunque Palacheope, vero fortino di Casalgrande, Molina, ottima la difesa qui di Ferrara. Poi la settima giornata verrà la Terraquiglia a ospitare Ambra, l'ottava vedrà la Terraquiglia impegnata a Castenaso, si chiuderà col big match Handball Romagna, Terraquiglia Handball Carpi, che verosimilmente deciderà le sorti di questo girone. Carpi deve recuperare una partita nei confronti di un gol delle due squadre, basterà vincere di due per staccare il pass da testa di serie delle Final Eight. Un'impresa assolutamente possibile allora quella per il Carpi. Diciamo che quello di Romagna resta un piccolo incidente di percorso, che ha dimostrato grande regolarità e continuità da parte di Carpi. Una volta si avvicina all'area. Bravo! Gran gol di Angelo Giannetta che si improvvisa anche slalom man. Chiede scusa a Vito Vaccaro che voleva il pallone per tirare in porta. I giocatori vogliono segnare un po'. Sì, sì, ormai era anche il... così l'ambitissimo ormai classifica del top scorer è molto sentita, pensavamo fosse solo Ceso che avesse questa prerogativa, ma anche Vito è molto molto concentrato. Beh, anche perché Vito al momento è top scorer assoluto della Terraquiglia del Volcarpi, dunque vuole conservare questo primato. Dal punto di vista invece, dando uno sguardo anche alle statistiche, volendo fare gli aritmetici come si suol dire, gol fatti Romagna 223-258 subiti, Carpi con una partita in meno ne ha segnati la bellezza di 390, dunque al momento con 11 gol ha superato quota 400 reti in 12 partite, veramente tanti gol. Opalic fa una giocata strepitosa lanciando Vito Vaccaro che va a mettere sopra lo spalle di Rossi, grande azione, applausi a scena aperta. La Terraquiglia del Carpi adesso sta dilagando, lo ricordiamo, contro la quarta forza del campionato, tutt'altra partita rispetto alla gara d'andata. Sì, c'era stato questo piccolo inghippo per il Terraquiglia Carpi, anche a Bologna nel primo tempo aveva impattato, erano stati dei segni un po' premonitori di quella che poi è stata la sconfitta a Mordano, che comunque ci sta, e adesso oggi Romagna Handball riposa e quindi c'è possibilità di portarsi a tre lunghezze da Romagna e poi andare allo scontro diretto, come dicevi tu ben Enrico prima, e finalmente mettere il sigillo più importante questa regular season, cioè transitando dal primo posto, che darebbe così, oltre che l'aspetto così di una classifica dominata, di un campionato dominato, anche una garanzia per i playoff. Comunque al di là di tutti i complimenti a Embo Romagna, vanno fatti, sta facendo un campionato strepitoso la squadra di coach Tassinari.
peraltro con un Fabrizio Tassinari in grandissimo spolvero, decisamente uno dei centrali più interessanti. C'è anche un certo Davide Bulzamini, classe 95, che tanto piace al direttore Cerchiari. Ci saranno i 7 metri adesso per Ferrara, ingenuo di base, ci avrà care da dietro. Un Zaltroni già proteso verso il tiro, 8-12, 9-20. Io ti volevo fare una domanda invece, Francesco, più in generale sul campionato, visto che oggi ci sono altre partite interessanti, perché c'è anche un Fondi Fasano, riposa Bolzano, c'è Pressano Merano, partite importanti, ma guardando anche, dando uno sguardo al girone A, Mario Scorcici fuori 4 mesi per Bolzano, una tegola enorme per una squadra che ha grandi ricambi. C'è Starcevic in quel ruolo, però chiaramente Scorcici è Scorcici. Sì, sarà un giocatore molto importante, l'altro così, che non sta più lungo, che ha anche un infortunio di quelli che si fa sempre un po' fatica a riprendersi al 100%, ovviamente gli auguri di pronta guarigione sono doverosi, tanto time out sarà finito. Bolzano, come detto te, però ha questa grande ormai t'hanno sconfitto, diciamo che ha un ecco, più internazionale questo di altri paesi dove la pallamano è un po' più seguito e anche più disponibilità, quindi la fortuna di Bolzano in questo caso appunto è quella di avere alternative a questo ottimo giocatore. Credo che fino all'ultimo sarà un'altra squadra che accetterà un ruolo molto importante per quanto riguarda chi si aggiudicherà lo scudetto. Ti coinvolgo anche per un'altra questione, quella legata agli sponsor, ne approfittiamo del time out. Due nuovi sponsor, due nuovi partner, Galvani che si è inserito in maniera prepotente in questa bella realtà della pallamano carpigiana con una presentazione abbastanza hollywoodiana per Renato Tupane e poi anche Galardi Trasporti, un'azienda che ha interessi internazionali e che ci tiene, lo ha ribadito molto anche nelle interviste di presentazione sul sito ufficiale, alle coppe europee, ci tiene a partecipare alla prossima EHF Cup e dunque insomma stiamo parlando di una squadra che ha ambizioni non solo nel breve, con scudetto e Coppa Italia ancora da segnare, Supercoppa già in bacheca, ma anche per la prossima stagione. Beh, certamente, poi lo sappiamo benissimo quanto anche il ruolo degli sponsor diventa importante in sport dove magari ci sono un po' più di problemi a trovare le risorse economiche. E sono un segnale importante perché sono tutte aziende del territorio, quindi questo è un motivo in più magari per cercare di avvicinare sempre più in realtà al mondo della pallamano, che in Italia non ha tutta la fama che dovrebbe avere, ma che comunque può portare risultati importanti, soprattutto per una realtà come Carpi. Il primo trofeo a livello nazionale è arrivato proprio da quella che è una Supercoppa italiana, e questo penso sicuramente l'inizio di tanti altri successi. Bel finale della visita, David Ceso, bella la finta di tirare sul palo più lontano, spiazza Rossi e va a segnare il 13° gol di Carpi, più 4 per la squadra carpigiana, un divario che si sta delineando. Ti chiedo anche a te una panoramica sugli altri gironi. Fasano, ancora la Dorica sulle spalle, oggi un impegno abbastanza gravoso in quel di Fondi, Dorica, Fasano e Albatro, 4 nomi per 2 posti più 1 forse, quindi insomma si sta parlando di un girone C forse equilibrato come non mai. Sì, adesso dando uno sguardo alla regione bisogna cominciare a vedere gli altri gironi cosa stanno facendo, anche per dare una visione più ampia del problema, visto che ormai la stagione regolare si sta finendo, ci sono le finali della Coppa Italia e quindi bisogna avere molta attenzione anche a queste squadre che si sono anche loro in parte rinnovate e comunque rappresentano il girone C, Fasano, storica avversaria nello scorso campionato, e come dicevi giustamente bene tu, nel girone A e Bolzano, sono le squadre alto tesine assieme al solito novero, però tanto fermento anche negli altri gironi. Carrara va a muovere la rete, Aleppo Carrara, primo gol per lui, centrale argentino. Una cosa, ridendo Tupan l'ha detta nella conferenza di presentazione, l'unico giocatore che conosce bene Aleppo Carrara, tante le sfide fra Brasile e Argentina che li hanno visti i protagonisti si ritrovano qui. Tupan si è presentato negli allenamenti di settimana, ha fatto notare una cosa in maniera abbastanza veemente: non è un tiratore Beharevis della squadra, lui sa far giocare bene la palla, sa far giocare con grande precisione, questo serve molto bene. Una rara dote per la pallamano che ogni squadra sa apprezzare in maniera importante, quindi soprattutto la comunicazione col tipo, che è sempre una questione complicata, ma abbiamo visto come più quanto bruttissimo errore di Martin Molina.
Lauro, Martin è un giocatore molto dinamico ma cerca troppo spesso la forza. Sì, lui adesso aveva lo spazio, aveva tutto, poteva scegliere cosa fare, ha deciso per la forza, lui non è tanto per il fioretto, è più per la sciabola e un po' ci dà divanga, come si suol dire così in termini un po' agronomici. E questo non gioca molto a suo favore, avrebbe la possibilità e l'opportunità di fare cose molto più importanti. Enardo sembra aver trovato la maniera per disinnescare la capacità parativa a livello di rigori per Luigi Malavasi, tra l'altro scherzando, poi vi adotta origini nobili, ma è vero, Luigi Malavasi è un nome molto più completo. Sì, è molto più articolato, no? Lui non lo fa molto pesare, ma lo si vede nel suo comportamento che è molto regale. I nobili natali, assolutamente, Luigi Malavasi, grandissimo giocatore, uno dei campioni forse più luminosi per la terra che nel campo. Vediamo se ha voglia di rifarsi. Ceso, la finta, serve Carrara, c'è un varco, la parata di Rossi, e poi c'è il tocco con i piedi di Basic. Dunque il pallone torna a Ferrara, ultimi 5 minuti. Molto opachi di Carpi, sta rientrando Estense con merito, qualche mugugno dalla tribuna si sente, Resca va a servire Pikalek va a cercare ancora positivi. Questo finale di gara, 4:56 al termine della prima frazione di gioco, dando uno sguardo anche ai tabellini, attenzione a Resca, cerca di divincolarsi dalla morsa di Molina, il pallone adesso arriva a Giacomo Sacco, Resca, 9 metri, ancora una trattenuta da parte di Molina. Per Ferrara sono 4 gol di Nardo, di cui 2 su 2, di cui 3 su 3 addirittura dal dischetto dei 7. 2 per Resca, 1 per Ristov, che ha fallito un tentativo dei 7 metri esaltando Malavasi. Un gol per Pikalek e 2 gol anche per Matteo Tosi. Lancio, Malavasi va a mettere davanti alla porta Giannetto. Quando hai un portiere che lancia così, Lauro, mezzo lavoro la gente. Sì, lui lo fa quasi tutto, perché prende la palla, recupera la palla rapidissimamente, controlla la parata, lancia il contropiede, basta semplicemente correre. Poi è bello anche, e qui coinvolgo te Francesco, vedere suo padre, guardare le partite, non lascia trasparire un'emozione. Insomma, Federico Malavasi è un altro, no, Luigi innanzitutto è un figlio d'arte, perché fa Federico, il primo giocatore, poi dirigente, presidente di quella che era la Pallamano Modena, poi Pallamano Secchia, un'altra persona che la Pallamano gli ha fatto masticare, che era veramente piccolo, e quindi ovviamente la maschera, le emozioni, come faceva da navigato giocatore, affermato presidente in quel di Modena e poi di Modena e Rubiera insieme. Io ancora 7 metri per un'invasione da parte di Opelic, non ricordo un primo tempo con così tanti 7 metri fischiati contro campo. Diciamo che la difesa ballerina si nota anche in queste cose, anche se la partita è tornata nei giusti registri con Carpo che riesce agevolmente a tenere un più 3 o un più 4 di vantaggio, intanto cambio della guardia i pali, entra Di Marcello al posto di Malavasi, anche Di Marcello è uno che con quei rigori ci sa fare abbastanza, diciamo, una carriera breve, una di quelle carriere dove qualche rigore l'ha parato. Nardo contro Di Marcello, lo mette sopra la testa. Nardo comincia a scrivere un tabellino davvero interessante, 4 su 4 dai rigori, 5 reti per lui, decisamente un tabellino corposo, quello dell'ala, fuori Carrara, dentro Pieracci per questi ultimi 3 minuti. Pieracci, ne abbiamo detto tante volte, abbiamo tessuto le ali, giocatore duttile, addirittura nella partita vinta in Supercoppa, la riguardavo ieri sera, ha giocato da pivot. Sì, lui ha un ruolo che si chiama ovunque, quindi gioca dappertutto, un giocatore molto duttile, si prende anche le giuste responsabilità, non ha sempre avuto le prestazioni esaltanti, però è un contributo sempre che per un allenatore risulta fondamentale. 16-12, contributo importante che sta dando anche David Ceso. Ceso è un giocatore che ha iniziato in maniera timida l'avventura qui all'Handball Carpi, e c'era Toicic anche davanti, un giocatore che però è cresciuto man mano, è un giocatore che possiamo dire forse ha sofferto anche quello di non essere più lui la stella. Beh, ovviamente passare la squadra. Scusami Francesco, lancio splendido per Gennaro, questo è un gol da accreditare al 50% Luigi Malavasi. Assolutamente, non è la prima volta che l'asse Malavasi Giannetta va a punire Ferrara, a parte il primo tiro con un po' di riscaldamento forse da parte di Giannetta, tutti gli altri sono finiti dentro la porta. Comunque sì, Ceso è passato da essere la star indiscussa di una squadra come il primario, ma tra tanti altri giocatori chiamiamoli star per quanto riguarda la pallamano, ovviamente c'è un adattamento fisiologico, questo numero è il numero 19 Carpi
Reggiano sta dimostrando pian piano di entrare sempre di più nei meccanismi di questa squadra guidata dal campione da Sergio Michelucci. Ingenuità di Andrea Basic, tocco col piede che costa la prima esclusione per 2 minuti, dunque Carpi finirà questo primo tempo sotto di un uomo in inferiorità numerica. Si ripartirà dai 9 metri, adesso sarà compito, Lauro, di Dami Ropalic serrare le file, un giocatore veramente eccezionale questo Ropalic, un gorilla, un vigile urbano, quando c'è lui in difesa ad alzare il muro difficilmente gli pivotano vita facile, anche Maione ne sa qualcosa. Sì, sì, lui è un grande, occupa un sacco di spazio innanzitutto e questo depone a suo favore, quando va in appoggio largo al centro della difesa direi che dopo gli spazi sono molto molto ridotti e nell'arte, nell'ars murandi, cioè quella del costruire muri che ha reso famosa la civiltà romana, lui è un profondissimo conoscitore. Beh, hai fatto anche una citazione storica che tanto piace alla coppia di portieri Malavasi di Marcello, appassionati di storia. Abbiamo fatto anche questo, abbiamo citato anche questo, 81 secondi al termine della prima frazione di gioco, il gioco è fermo. Carpi, lo ricordiamo, in inferiorità numerica, cartellino giallo anche per Vito Vaccaro che in maniera brusca e poco delicata ha trattato Pikalek, che adesso ha il pallone fra le mani. Lukas Pikalek, giocatore molto prolifico, ora Sacco va a cercare l'angolo, tutto chiuso, ottima la difesa di Carpi, molto bravo Angelo Giannetta, molto bravo, va a sporcare il pallone, la deviazione finale è ferrarese, non approfitta della superiorità, intanto Carpi gioca la prima carta senza portiere, adesso Carpi per riequilibrare la parità numerica gioca senza il proprio estremo difensore, scoprendo anche il fianco ai lanci lunghi, fa entrare Aleko Carrara a dirigere le operazioni, intanto c'è un problema con il pallone, gioco fermo, si può ripartire, dunque Carpi con la porta sguarnita, bisogna stare attenti a non perdere il pallone. Carrara, 50 secondi, non potrà verosimilmente andare fino in fondo Carpi. Ceso, Carrara, Vaccaro, ancora per Ceso, la palla non arriva, adesso arriva il croato, la finta, serve Molina, c'è un varco, Molina! Splendidamente gestita questa palla, terzo gol per Marco Molina, rientra subito in campo Luigi Malavasi. Palla arriva Nardo, va a segnare, disattenzione della difesa di Carpi, 18-13 per Bernardo, è il sesto gol, contributo importantissimo dell'ala mancina, sono una rarità i mancini in Italia, sta dando un'ottima prova di sé invece Nardo, ancora una volta fuori Malavasi, dentro Carrara per questi ultimi 14 secondi, vedremo se il braccio armato sarà quello di Molino o quello di David Vujokotic. Ceso, Carrara intanto, 4 secondi al termine, il tempo sta per scadere, Vaccaro non arriva il pallone, finisce qua, viene chiamato lo sfondamento, il tempo è già fermo, c'è il tiro, non inquadra lo specchio dei pali, si va a riposo, 18-13 questa prima frazione di gioco, rapidissimamente un commento, voglio un migliore in campo da parte di Carpi che invece è un pochettino deluso. Dunque un migliore in campo mi vorrebbe da dire Giannetta per come ha saputo gestire in maniera perfetta i palloni serviti da Luigi Malavasi, e ma allo stesso tempo vorrei premiare una volta tanto anche un avversario che ha visto l'arbitro, il top scorer nella partita, dietro alla lagna mi sento che metto un po' tutta la fase difensiva di Carpi, un po' troppo nervoso, un po' troppo distratto con una squadra che appunto si è più posto tra classifica, tutt'altro che meglio, con ambizioni di leggermente, si può dire questo. Assolutamente, leggermente sopra la media di gol subiti. Lauro, rapidamente ti chiedo un tuo migliore, visto che Francesco ha detto Giannetta da una parte e dall'altra Nardo. Migliore in campo sicuramente Malavasi, dei 18 gol fatti praticamente 8 li ha fatti lui parando e mettendo nelle mani degli altri, solo una fredda esecuzione. Giannetta ha eseguito molto bene, però la parte progettuale è tutta di Malavasi. Da Lauro Zanotti, Enrico Bonzani e Francesco Bedoni, per il momento tutto amici sportivi di TRC, ci risentiamo per il secondo tempo, ovvero fra pochi minuti. Thank you.
troppo professionale. Ben ritrovati qui alla, al Pala Valori Amici Sportivi di TRC, sempre in compagnia di Enrico Bozzanini con The Voice, con Lauro Zanotti e Francesco Bedoni del resto del Carlino, qui per commentare questa quinta giornata di ritorno del campionato di regular season, girone B della massima serie pallamanistica nazionale. Primo tempo si è chiuso sul 18-13 con la formazione di Carpi, come giustamente sottolineava bene Francesco, con una fase difensiva decisamente rivedibile. Starting 7 di questa ripresa con Carpi che inverte il portiere in campo Di Marcello, invece per quanto riguarda le ali sempre Giannette e Vaccaro dall'inizio. Vaccaro dunque ancora al posto di Matteo, Pieracci a fare il centrale, Opalic acceso e verosimilmente rientrerà Basic. Deve ancora scontare una decina di secondi per l'esclusione per due minuti maturata nel primo tempo. Si riparte in questo momento. Per quanto riguarda Ferrara invece c'è Nardo, grande protagonista tra l'altro, Nardo, caro Lauro, in classe 93, quindi 21 anni, un giocatore papabile anche per la nazionale under 21 e per la nazionale maggiore, così tanto attenta ai giovani. In campo ci sono anche Piccale, Cresca, attenzione Sacco, mette dentro il tiro con la girella, gran bella conclusione questa da parte del numero 7 Ristov. Dunque accorcia le distanze 18-14, rientra in campo Andrea Basic, ristabilita la parità numerica. Chissà Lauro che non voglia Serafini provare anche la carta di giocare con il giocatore volante per creare ulteriormente superiorità numerica. Sì, sì, una buona soluzione, tatticamente ha dato anche dei buoni risultati e ha dimostrato di avere coraggio, questo coraggio spesso quasi sempre è stato premiato. Molina viene fischiata l'infrazione di passi, impreciso in questo momento il delantero argentino. Resca, ancora per Piccalec. Sacco adesso a gestire il pallone, Giacomo Sacco capitano della squadra ferrarese. Ristov per Resca. Resca forse, Francesco, è stato uno dei fattori meno rilevanti in questo primo tempo. Ma si aspettava qualcosa di più da lui, invece è salito sugli scudi Nardo, che è stato l'autentico trascinatore di Ferrari in questa prima fase di partita. Nardo che mette a segno il suo gol numero 6, di cui 4 da conclusione dei 7 metri, decisamente un giocatore completo. Ci aveva impressionato anche il terzino mancino Ceccherini, classe 97 addirittura di Casalgrande, a dimostrazione del fatto che qualche talento sparso in giro per l'Italia c'è. Sì, assolutamente, Estense Ferrara ha sempre dato molto lustro al suo settore giovanile e questi sono i frutti che adesso sta raccogliendo. Luigi Pieracci va a mettere dentro il gol numero 19 per Carpi, si ristabilisce una distanza di 4 reti, furono 7 i gol di scarto alla fine della partita della gara d'andata al Palaboschetto, una partita quanto mai complicata, specialmente per quanto riguarda la prima frazione. Sacco adesso fa girare il pallone, Resca bene o male ha ricoperto tutte le posizioni fuori dall'arco dei 9, ora per Sacco. Resca va a cercare Piccalec cerca una soluzione difficile, la palla sfugge all'interno dell'area, viene fatta scorrere fuori da Di Marcello, non eccessivamente rapido Di Marcello, che non ha avuto la scaltrezza di far ripartire in grande velocità l'azione, azioni di contropiede che hanno premiato in molto il Carpi nel primo tempo. Molina, terzo tempo pallamanistico, ha un cannone al posto del sinistro delantero argentino, quarto gol per Molina, una partita importante dal punto di vista realizzativo di Molina. Prima viene fischiato un fallo oggettivamente abbastanza rivedibile. Vito Vaccaro, grandissima fisicità da parte della nazionalità. Sì, sì, aggressivo, determinato, un giocatore che sta dando un grandissimo contributo, un apporto fondamentale alle ambizioni del Terraquilla Carpi. Assolutamente sì, intanto si allaccia le scarpe Nardo, come ben citato prima da Francesco Bidoni, qui di fianco a me, uno dei giocatori più positivi per quanto riguarda la prima frazione di gioco, classe 93, un bel prospetto questo sfornato dal vivaio dell'Handball Estense. Sacco per Resca è contromano e Vaccaro non lo si sorpassa, grande raccolta di gambe, passi probabilmente di Giacomo Sacco, il pallone arriva a Piccalec, la parata da parte di Di Marcello e poi c'è l'invasione da parte di Lukasz Piccalec, palla per Molina cerca di velocizzare l'operazione, Ceso per Pieracci, palla dentro per Basic, leggermente impreciso, lancio baseball da parte di Rossi che va a depurare Malavasi e per il numero 8 il signor Giulio Nardo, il gol numero 7, top scorer assoluto
di questa partita, decisamente un fattore. Tiene Ferrara agganciata a una partita che verosimilmente sta sfuggendo via. Pochi cambi da parte di Serafini, non sono ancora entrati i campi vari, Beltrami, Di Matteo e anche D'Angelo, il giovanissimo Massimo, che ha aggregato la squadra per le assenze di Beharevic. Il primo ingresso che farà sarà quello di Matteo, giocatore che può sempre fare la differenza anche quando la partita diventa un po' più complicata, anche se bisogna dire che ormai la partita è tra Nardo e il Carpi. È uno dei tanti esempi di come il settore giovanile Ferrara abbia sempre puntato benissimo gol. Ha circumnavigato l'area Andrea Basic, il pivot croato, poi va a sfidare Michele Rossi, Andrea Basic, la specialità della casa, segnare e provocare. Questa è la specialità della casa. Abbiamo detto time out intanto, sospensione del tempo da parte degli arbitri per quanto riguarda il pallone. Non è giudicato idoneo, si chiede un cambio da parte della sfera di gioco, un cambio che ci dà la possibilità anche di andare ad analizzare un pochettino di dati per quanto riguarda la classifica. Dicevamo al momento, prima di questa gara, Carpi seguiva Imola staccata di 6 lunghezze con una partita in meno. Se il risultato oggi dovesse essere confermato e andasse in porto, Carpi riaggancerebbe il primo posto a meno 3 per poi giocarsi in tutto per tutto, a meno che Imola non faccia passi falsi, ma nelle prossime giornate Imola giocherà rispettivamente in casa contro il fanalino di coda Dosso Buono, incapace di vincere questa stagione solo contro il Sassari in casa. C'è il bel gol di Giacomo Sacco, del numero 18, del capitano dell'Embolo Estense, primo gol per lui in questa giornata, e poi le altre due giornate vedranno Estense impegnate in sfide non difficili, visto che la sfida presumibilmente più complicata, quella con Ambre e quella con Bologna, è già stata giocata dagli romagnoli. Ancora una volta Carpi in avanti con Molina, Carrara rientrata a prendere il suo posto, ruba palla, brutto il pallone di Molina, attenzione al contropiede, attenzione perché Ferrara può rientrare a meno 3, Nardo lascia andare il pallone, baffuto e arrabbiato questo tifoso. Sì, sono saltati contemporaneamente, non c'è stato contatto. Addirittura che no, assolutamente non ha interpretato correttamente, dall'arbitro, è un peccato di molta presunzione. Sì, diciamo che sono due arbitri giovani, due arbitri abbastanza influenzabili. Espulso Andrea Basic, questo è un provvedimento che va a penalizzare Carpi, perché comunque Ferrara è abbastanza agganciata alla gara e può riportarsi a meno 3. Varesca adesso sul dischetto contro Di Marcello, e soprattutto non ci sono grandi alternative. C'è Beltrami, poi c'è Opalic che può giocare in quel ruolo. Una brutta tegola per Carpi, l'espulsione di Andrea Basic, che dunque va negli spogliatoi. Attenzione perché Basic va al muso contro muso, questi sono atteggiamenti che deve evitare Andrea Basic per non peggiorare la propria situazione. È una fase abbastanza confusa del gioco. Sì, c'è le solite così, tentativo di indurre gli arbitri a fischiare quello che si vuole, non va sicuramente bene. Basic è un giocatore, non è un giocatore violento, non ha nessuna velleità però ci sta, ecco, che il pubblico faccia il suo ruolo. Beh, questo complica un po' una partita che finora era stata estremamente corretta. Esca va a segnare. Adesso a rigor di logica, infatti, l'arrivo di Basic in tribuna scatena un pochettino, accende gli animi. Entriamo sulla gara, Carpi è sopra di solamente 3 lunghezze. Partita che si sta complicando in maniera inaspettata. Molina, Pieracci, palla per Molina, perde per un attimo il pallone Vaccaro, ancora circolazione della palla non fluida, 9 metri per Carpi, adesso Ferrara ha dalla sua l'incedere, Pieracci per Molina, ancora Pieracci per il giocatore argentino Carrara, attaccato da Piccalec. Cercare un barco, viene messo per terra, gli altri si stanno abbastanza accendendo, Francesco, che sta scivolando via di mano. Sì, probabilmente allo
esperienza è emersa in questa decisione, sicuramente bisognerebbe vedere meglio quello che è successo tra Basic e Nardi. Ma stuzzicati in campione. Sì, a volte quando si perde un po' il metro di giudizio in una partita del genere può diventare molto più nervoso. Speriamo che non sia questo il caso, alla fine l'importante è che il giocatore non si è fatto male in questo contatto, perché spesso i piedi sono contatti molto pericolosi anche per l'involontarietà. Adesso il pubblico di Ferrara sta un pochettino accendendo gli animi. Attenzione a Molina, Molina che mette dentro un grandissimo gol di Martin Molina, che va un pochettino. Per quanto riguarda la palla mano giocata, il campo, Sacco a mettere sotto il pallone, infrazione di passi, adesso la partita è veramente nervosa, gli spalti stanno abbastanza surriscaldando tutto ciò che riguarda quello fuori dal rettangolo di gioco. Carpi, lo ricordiamo, ha perso il suo giocatore forse più incisivo in questa partita, Andrea Baggi, che dà peso e dà anche verticalità alla manovra della squadra di Corso Serafini. Applausi intanto per Carpi, il pubblico capisce il momento di difficoltà. Molina, vengono fiscati 9 metri sulla situazione di più 4 per Carpi quando mancano 22 minuti. Secondo tempo scorre via in maniera nettamente bello il pallone. Non dico più che sono dei ventenni, probabilmente loro prendono il loro anno di somma e li dividono per due, quindi dopo le volte delle giocate da 20, 25 anni massimo. Momento delicato questo per Carpi, un gol del genere può aiutare a tenere la concentrazione alta, perché quello che succede sugli spalti non deve assolutamente danneggiare lo spettacolo in campo. Time out intanto per quanto riguarda Ferrara, dunque chiamata abbastanza provvidenziale per Ferrara, si stava un pochettino perdendo il metro della gara, si stava perdendo quella che era un po' la ragione anche di questo sport, che è quello di vincere le partite sul campo. Diciamo che l'espulsione di Basic ha un po' tormentato gli anni, forse paradossalmente il fatto di mandare Basic in tribuna è stato anche un aizzare quello che era già un clima surriscaldato. Sì, non può succedere, però chiaramente è abbastanza disdicevole quello che esula dalla competizione sportiva, e speriamo che tutto ritorni nei binari della correttezza e della partita giocata. Intanto si può ripartire in campo con Ferrara, che gestisce le operazioni con Matteo Tosi con il pallone fra le mani. Adesso c'è Resca. Il fatto, Francesco, di mettere Resca contro mano un pochettino non pensi abbia limitato anche la capacità offensiva, Nardo? Sì, ma il giocatore tutta la partita che comunque è stata al di sotto delle aspettative, da quel giocatore ci aspettava qualcosa di più, sta giocando molto in maniera, passa nel termine scolastico, a differenza di Nardo che non sbaglia più un tiro, e tra stare sulla Ferrara, mantenere vicino la distanza, nonostante il divario tecnico si stia vedendo in maniera abbastanza. Sì, perché è un meno 4 di cui i gol arrivano praticamente solo da Nardo, siamo già al gol numero 8 di cui metà segnati dai 7 metri, un giocatore veramente che sta esprimendo una capacità, una precisione importante. All'animosità del pubblico fare gol ogni volta che si va in attacco, perché la tattica molto aiuta, no? La tattica, dicevo nel Teresavo, è come i fantasmi, no? Tutti ne parlano, ma un po' che li hanno visti. Giannetta contropiede per Vaccaro, la parata di Michele Rossi. Vaccaro era abbastanza controtempo, non un bel passaggio quello di Giannetta in controtempo per l'ala della nazionale di Tovaccaro. A mio modo di vedere oggi ci sono stati comunque tanti errori anche dal punto di vista offensivo. La palla arriva in qualche modo in area, c'era un'invasione grossa come una casa da parte di Tosi, ma gli arbitri stanno oggettivamente, hanno già perso prima fondamentalmente la bussola del match. Sono due arbitri giovani, erano per detta della federazione, due arbitri alla prima vera partita importante su un palazzetto di un certo tipo. È il terzo arbitraggio nella massima serie per questa coppia, sono una coppia oggettivamente che sta dimostrando qualche ragione. Sì, avevano subito tenuto la partita con una certa
così, con una certa severità. Poi gli è un po' sfuggita di mano, ovviamente l'esperienza la si fa arbitrando partite importanti, e questo sicuramente per loro rappresenterà un ottimo test. Picalec va a mettere dentro il gol numero 20 per Estense, possesso palla per Carpi. Iaracci non sta dando quella fluidità di manovra, manca Basic che oggettivamente sposta in mezzo all'area. Zoli sta facendo comunque un ottimo lavoro, si sta facendo vedere più volte, già a due Marco Zoboli, giocatore storico della pallamano modenese. Iaracci, Molina per Carrara, ancora per Martin Molina, circolazione sterile, lontana dai pali della porta di Michele Rossi, non si riesce a trovare una soluzione di conclusione. Di Spagna, Carrara contropiede per il solito Nardo che si vola verso la porta, va a segnare. Davvero impressionante questo giocatore, gol numero 9, veramente una capacità, una precisione, percentuali bulgare per il... per l'ala dell'angolo Estense, che riporta le distanze a meno 3. Una partita, Lauro, che da quello che avevamo visto nel primo tempo si sta complicando forse oltre ogni immaginazione. Sì, subito era stata molto ben gestita da Carpi, adesso qualche palla persa, qualche difficoltà oggettiva nell'interpretazione anche di certi atteggiamenti tattici, un po' di... Adesso ci vuole qualcuno che prenda l'iniziativa, si faccia porti sulle spalle un po' la squadra e per uscire da questo momento così un po' imbarazzante. Sì, anche perché diciamo che è un po' sparito dalla partita David Cesu, un giocatore che comunque ha gol nelle mani, e in questo momento le soluzioni da fuori area stanno latitando. Ancora Carpi in difesa, Picalec cerca un varco, serve Resca, ben controllato da Vito Baccaro. Ora Sacco va a cercare sull'out, c'è il gol, adesso la partita è completamente riaperta. Il gol di Ristov va a riaprire la partita, adesso Carpi è in netta difficoltà. Anche Ceso è piantonato in panchina, questa è una scelta, Francesca, abbastanza discutibile di coach Serafini, è l'unico che ha un pochettino un tiro chirurgico dalla distanza, non con la potenza di Molina, ma sicuramente con una gestione del pallone più oculata, a giocare a Carrara terzino, al momento le soluzioni da fuori area lata. Sì, niente, la scelta di Serafini, Ceso in quei momenti delicati della partita ha cercato l'esperienza di Carrara, che non ha il potenziale offensivo, il numero 19, ma sbaglia la porta Risto, occasione colossale mancata da Ferrara per riagganciare definitivamente Carpi, 22-24, finalmente un time out per coach Serafini. Animi surriscaldati, anche Carrara e Pieracci si dicono qualcosa. Diciamo che l'inizio di 2015, è vero, la sfida non era delle più semplici, però Carpi sta anche complicandosi la vita con atteggiamenti nervosi. Sì, beh, è naturale, quando il risultato un po' sfugge di mano subentrano degli aspetti emozionali che giocano un ruolo importante nell'economia della partita, si perde un po' la lucidità, si cerca sempre di lasciare al proprio compagno di squadra la responsabilità delle scelte, e questo un po' penalizza spesso l'attacco. Se però in difesa ci fosse così un'attenzione maggiore che possa compensare queste distrazioni d'attacco, questo potrebbe aiutare. Però quando si è così un po' smarriti, l'ideale è un time out, ci si parla un po' sopra e questo si rompe il ritmo dell'avversario e poi si ricomincia come se fosse una partita nuova. Assolutamente d'accordo, si sente anche la mancanza di peso specifico che Andrea Basic dà alla squadra. Se alla sede di Basic aggiungi quella di ideare di Stupano, non possiamo definire una vera e propria assenza, spero Bresciano si può definire una vera e propria assenza perché non è mai debuttato, quindi non possiamo contare niente degli assenti, però manca il peso specifico a livello offensivo in questa squadra, anche con giocatore che non spero adeguato, cosa che adesso Carpi non sta facendo, speriamo che possa iniziare a fare dopo questo time out, che sia, serve un po' da break mentale per ripartire meglio in questi 16 minuti. Assolutamente sì, sarà va a fare una bomba a mano, una granata alle spalle di Rossi, e dunque per Molina i gol sono già 6. Decisamente rivedibile dal punto di vista della difesa,
una media gol subiti a partita di 24, siamo già a 23 quando manca ancora un quarto pieno di gara. Partita più complessa del previsto. Forse Lauro, ricordami un po', nemmeno Fasano e nemmeno il Polva serviti in casa hanno messo così in difficoltà. Sì, sì, Ferrara sta gestendo molto bene. Chiaramente Carpi è un po' in difficoltà, adesso però ha messo un po' le cose in ordine Giannetta da una posizione veramente impossibile. Si è fatto perdonare, come si suol dire, mettendo un tiro sotto la scatolina del portiere. Gran bella conclusione stilisticamente parlando. 15 al termine, metà esatta della ripresa, tre quarti, perfetta di gara. Pesca, va a lasciare il palo a Sacco. Viene servito ancora Nardo, che è bocca da fuoco assoluta di questa squadra. Resca, cerca ancora Sacco, circolazione farraginosa del pallone, brutta la conclusione adesso di Ferrara, forse anche un po' smarrata da possessi palla prolungati. Carpi adesso ha la possibilità di tornare sul più 4 e spezzare un pochettino questo assedio. Quanto mai provvidenziale il time out di Serafini, Laura? Sì, questo è fondamentale, gli sport dove c'è questa opportunità va sicuramente sfruttata. Come si diceva prima, rompe il ritmo all'avversario, toglie quella pressione che si è accumulata in determinati frangenti, si ricomincia con uno spirito nuovo, in questo caso anche con giocatori nuovi, caso di Ceso che rappresenta comunque per l'attacco carpigiano un giocatore su cui fare molto affidamento. Assolutamente sì, intanto in campo lo spazzolone, chiazza di sudore che disturba le operazioni dei giocatori in campo. Siamo in una fase abbastanza decisiva, Francesco, della gara, diciamo che qui se Carpi riuscisse forse a mettere il break, difficilmente per Mani, nonostante una prova gagliarda, riuscirà a vedere. Sì, è proprio in questo momento che il Carpi deve trovare quell'arma in più, quella marcia in più che sicuramente ha, anche se le individualità che mancano oggi sono di quelle pesanti. Intanto buon giro palla di Ceso che prova a tirare il rosso. Assolutamente preziosi, qua vediamo anche l'abilità di questo giocatore che va a trovarsi un tiro da quella posizione, era pressoché impensabile. Vabbè sì, Vito Vaccaro qui va a guadagnarsi un rigore, a procurarselo, ancora qualche scintilla in campo, Carrara è particolarmente nervoso, fa bene Serafini a farlo sedere in panchina. Vaccaro intanto contro Rossi, Marcellino, Vito Vaccaro, quarto gol per lui di giornata ed è il 2 su 2 dai 7 metri, è un giocatore, Lauro, che ha una precisione dei 7 metri davvero chirurgica. Sì, lui è... ormai abbiamo sprecato gli aggettivi, lui tiene il campo con una personalità, con un carattere e con un'economia di gioco assolutamente invidiabile. Resca per Sacco, Pikalek, Ristov, ancora Sacco, Pikalek, la deviazione, la sorvola attraverso, sarà angolo per l'estense, sarà Nardo ad incaricarsi. Pesca, giocatore, non mi stanco di dire, un giocatore, Laura, da quale forse qualcosina in più ci si poteva aspettare. Sì, è stato un po' sacrificato qua a destra, lui che è un tiratore molto così efficace, è stato dato spazio molto a piccole che impegna molto la difesa, ma che non ha questo tiro terrificante come invece ha generalmente Pesca. Gran parata di Pierluigi Di Marcello su Pikalek. Chiama la gran voce il passivo, possesso prolungato, arriva il passivo, Resca, tira un airball lontano dai pali, attenzione al contropiede, bello lancio per Vito Vaccaro, Di Marcello lo va a imbeccare, Vito Vaccaro, grandissimo gol, la vita con precisione e talento sopra la testa di Michele Rossi, che va a protestare fino a metà campo con l'arbitro, non so fino a dove possa spingersi per la protesta, la gestione del possesso pali è stata sbagliata parte di Ferrara, che ora si trova sotto di 5 reti, non con la questione come può essere, come si è visto che Carpi si è stato capace di rimettere, però 28-23, a 12 dalla fine, contro una difesa schierata come Carpi, non è un'impresa facile. Beh, parlavamo appunto di un break importante, ci sono i riusciti con queste due pregevoli reti di Vito Vaccaro. Ma vai, Borra! In questo momento Carpi ha 12 minuti in cui deve essere brava a gestire con la dovuta tranquillità, capito che mettendola sul piano nervoso può guadagnarci qualcosa. Bisogna stare molto attenti, qua ci sono a Carpi giocatori che di palamano l'hanno mangiata veramente. L'ha detto sulle ali! Almeno la sfida di lei che Carpi dovrebbe assolutamente vincere con tutta facilità.
Pikalek va a cercare un varco, ancora un 9 metri, la difesa di Carpi adesso ha alzato i giri del motore, Dani Ropalic non consente più niente, viene chiamata il riposizionamento della battuta dei 9 metri, Pikalek passivo per Estense, Nardo la palla fuori, palla persa, possesso per Carpi, qui forse Nardo ha fatto il primo errore della gara, poteva in qualche modo tentare una qualsiasi tipo di conclusione perché Vaccaro non aveva scalato in maniera perfetta. Si riparte invece col possesso palla per Carpi. Ultimi 11 giri di lancette, 23-28, secondo tempo decisamente più lungo del primo anche per la vicenda Basic, lo ricordiamo perché si fosse collegato solo ora sugli schermi di TRC. Basic è stato espulso per un fallo ritenuto grave su Nardo lanciato in porta. Con un passo fischiato Carpi, pesca lancio, non ci arriva Molina. Tutto solo Ristov, va a segnare. Ristov per Beselin, Ristov è il gol numero 5. Nulla a che vedere con Nardo che oggi ne ha messo a segno la bellezza di 11, di cui 4 su tiro da 7 metri. Ceso per Carrara. Carrara per Molina. Ceso cerca di andare via, palla per Vito Vaccaro. La parata di Rossi, vediamo se riesce a riprendere. Ce la fa, possesso per Romagna, per ora abbastanza inusuale questo da parte di Vito Vaccaro. 24-28, la partita non è finita, lo sapevamo bene, questa è una squadra mai domenica, un gol Estense, è una squadra che specialmente al pallavoschetto è particolarmente arcigno rognosa, ne sa qualcosa Ambra che ne ha fatto le spese qualche settimana fa. Sì, una squadra giovane però molto ben preparata, ha delle grandi qualità, non molla mai, è una questione del carattere che anche a Costi Vita è riuscito a dare una squadra che già aveva una grandissima personalità. Meno 3, quanto soffre Carpi oggi sulle ali. Vediamo se all'embo l'Estense gli si tolgono le 6 reti di Ristov e le 11 di Naldo. Stiamo parlando di una squadra che avrebbe segnato la miseria di 6 reti. Vediamo Carpi adesso, Molina, Vaccaro, Carrara, Aleppo Carrara, la parata di Rossi. Attenzione contropiede Nardo, non si può concedere questo tipo di azioni. Errori a non finire. Nardo va a segnare, gol numero 12. Percentuali bulgare, ma oggi il contropiede a Ferrara viene lasciato con una capacità, veramente con una facilità disarmante. Oggi è abbastanza male Carpi in maniera difensiva, 26-28, un punteggio alto per gli standard della difesa carpi. Tante palle perse in attacco, poca lucidità in attacco. Questo un po' da imputare a chi dovrebbe avere questa capacità, la capacità di gestire troppa improvvisazione e gli errori, soprattutto per le squadre che tatticamente sfruttano l'errore dell'avversario più che imporre il proprio gioco, nel senso che Estense contro le difese schierate ha praticamente segnato solo dall'ala e questo potrebbe essere tatticamente un qualcosa di facile soluzione per corsi alla fine. E naturalmente, mentre invece in attacco ha perso tanti palloni. Sfondamento da parte di Embo l'Estense, respira Carpi, è pronta ad entrare campo Gennaro Di Matteo, secondo time out di coach Serafini, un Serafini decisamente scuro in volto, una partita tutt'altro che positiva, Embo l'Estense che rimane attaccata alla partita, l'avevamo detto anche sotto di 5, la partita non era finita, ma grosso merito del rientro, per così dire, della squadra romagnola è da imputare a una Carpi che oggi in difesa sulle ali ha subito la bellezza del 70% delle reti incassate. Sì, probabilmente nessuno ci aspettava proprio in questo Nardo potesse avere questo realizzativi così elevati, ma non a caso qua voglio spezzare una lancia a favore del settore giovanile di Ferrari, sono stato uno dei migliori sia in Emilia Romagna che a livello nazionale. Ai miei tempi, quando anch'io ero un giovinciallo che provava a fare questo sport, era l'unica squadra che in gioco regionale schierava ben due squadre, Ferrari e anche la squadra B, che c'erano sicuramente giocatori eccessi, dava sempre una torcia, quindi questa è sempre stata anche la lungimiranza della squadra stessa. Carpi deve sicuramente registrare qualcosina in difesa, soprattutto dalle ali non si può permettere di fare questo spazio, cioè quello che Maravasi ha fatto invece è tanto più di un assolutamente sì, veramente rivedibile soprattutto la capacità di coprire i contropiedi a parte dei Carpi. Campo Gennaro Di Matteo è il primo ingresso in campo per l'esperta ala mancina di Carpi. Molina, Carrara, 8 e 20 al termine, più 2 Carpi, 28-26, Zoboli, Molina, Ceso, movimento di Ceso, viene fermato, 9 metri,
esce Zoboli, Molina per Carrara, Leco Carrara per Ceso, chiuso da Resca, Ceso, circombarto, palla perse, sono tante oggi le palle perse, vedremo anche dal referto di coach Luca Galluccio quante saranno di preciso. L'errore di Ferrara non viene capitalizzato da Carpi, che adesso deve soffrire, deve tenere, deve stringere i denti contro la quarta della classe, che ha tutta intenzione di mettere in difficoltà Carpi e soprattutto di approfittare dello scontro diretto fra terza e sesta, cioè fra Bologna e Ambra. Palla di ancora i 9 metri, comunque questa è una difesa apprezzabile da parte di Carpi, che ha serrato i ranghi. Resca per Giacomo Sacco, Pikalek viene coinvolto ora da Resca, Pikalek va a segnare, adesso la partita è complicata davvero, Lucas Pikalek, terzo gol, 27-28, quanto mai complicata, fuori Ceso, dentro Pieracci, non una buona partita da parte di Dario Ceso. Carrara viene chiamato centrale, giocherà Pieracci come terzino sinistro, Molina. 7-0-4 al termine, bisogna gestire molto bene questo possesso palla. Carrara, Pieracci, Carrara per Molina, 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 palla dentro, Zoboli, c'è il gol ma c'è l'invasione da parte di Carrara, attenzione al contropiede, rientra Carrara velocemente, ma è sbilanciata Carpi, Sacco, tira alto, viene fischiata, non c'è fischiata da parte arbitrale, forse probabilmente nessuno l'ha toccato, ha mollato il pallone gridando. Ma sì, insomma adesso le provano un po' tutte anche i ferraresi per cercare di rendere più complicata la vita agli arbitri. 6-20 al termine, 6 giri di lancette al termine di questa partita che assume connotati quanto mai fondamentali. Molina per Pieracci, la palla per Di Matteo, adesso riesce a trovare un modo di arrivare alla conclusione, la scala parte del pallone lo riconquista Di Matteo, attenzione, c'è già detto tutto solo Di Matteo, 9 metri, più forse poteva essere assegnato il vantaggio visto che andava in porta. Timide lamentele da parte di Gennaro Di Matteo, la carta ha completamente perso la bussola, Carrara, Pieracci, nessuno si prende la responsabilità del tiro, Carrara, eccolo, per Molina, Molina, si alza il tiro, la parata di Rossi, contropiede, Pikalek, la ruba Rossi, Pikalek, pareggio. Perfetta, c'è nessuno che ha coraggio e ci vuole in campo anche una persona coraggiosa. L'umiltà non è un limite. Scatto sfondamento di Matteo, attenzione, parità col possesso palla per Ferrara, fase decisiva della partita. Carpi non può steccare questo appuntamento. Resca, Bernardo, 28 pari. Non entra Opalic, resta Zoboli a gestire le operazioni difensive. Palla per Pikalek, Resca, attenzione alla posizione centrale, Pikalek, bravo Pieracci ad uscire, Sacco, finta Pikalek, riesce ad inserirsi, Resca, parata, 7 metri, 7 metri per Ferrara, attenzione perché Ferrara può tornare in vantaggio e a 4 minuti dal termine non sarebbe una situazione ideale, congeniale. Vedremo chi si incaricherà, ovviamente Nardo, Nardo contro Malavasi. Vediamo se Nardo riuscirà a mettere insieme il 5 su 5. Adesso Ferrara è in vantaggio. Situazione drammatica in casa Carpi. Fuori Carrara, fuori Ceso per scelta tecnica. Vaccaro, Pieracci, Vaccaro, Molina, Pieracci. La difesa di Ferrara però sta reggendo l'urto. Non c'è Basic, non c'è Carrara, non c'è Ceso, difficile trovare bocche da fuoco, dovrebbe essere Molina, non si prende la responsabilità del tiro, non tira nessuno, attenzione vicino alla chiamata del passivo, Giannetta dentro, Zoboli perde palla. Questa situazione è davvero drammatica, fuori Molina, dentro Opalic, 3-28 al termine, più uno Ferrara palla in mano.
situazione tutt'altro che congeniale per Carpi. Sacco, Oresca. Pikalek, Resca, esce Vaccaro, perde il tempo, Resca, 9 metri, azione infinita questa da parte di Ferrara. Resca ancora, Pikalek, perde la palla, ha fatto un passivo, Pikalek deve andare alla conclusione, ci prova. C'è da trovare una conclusione anche rapida. Molina, drammatica la situazione in casa Carpi. Chiaracci se ne va, abbraccato. 2-16 al termine. Carrara, Molina, 7 metri. Finalmente una soluzione coraggiosa. 2 minuti per il numero 17 Anania. Adesso la partita diventa interessante, 125 secondi al termine, Carpi avrà la superiorità numerica fino alla fine. Vedremo se Carpi riuscirà a riagguantare quantomeno il pari per andare ai rigori. Vaccaro contro Rossi, rigore che pesa come un macigno. Vaccaro contro Rossi, Rossi cerca di sconcentrare Vaccaro, una finta, Vito, la mette. Attenzione a Vito Vaccaro, 3 su 3, meno 1 Carpi, 1.57 al termine con l'uomo in più. Vediamo quale sarà la scelta di Carpi. Si marca alto, Resca marcato, Pikalek marcato, difesa con la 2-3. Time out Ferrara, 1.45 al termine, ci vuole parlarsi. Lauro, un epilogo impensabile di questa partita. Carpi rischia di perdere dopo 3 anni e mezzo l'imbattibilità casalinga. È una gestione un po' così maldestra della palla, un attacco che ha così vanificato un lavoro progressivo nel primo tempo che aveva sancito un risultato assolutamente che faceva ben sperare, poi un secondo tempo veramente così mal gestito, come abbiamo detto, e quindi l'economia del gioco è andata un po' a farsi benedire, e in questa economia c'è stato così, ci ha messo del suo anche l'estense Ferrara, che ha ben gestito gli errori del Terraquiglia Carpi e ha trasformato così questi errori in altrettanti gol e ha recuperato ed è passata in vantaggio in un momento molto importante quando il tempo così comincia già a scarseggiare. Eh sì, 1.45 al termine vuole dire, Lauro, in linea di massimo 4 azioni. Sì, 3 azioni, adesso l'inferiorità numerica di Ferrara dovrà essere ben gestita, infatti Corsi Vita ha subito chiesto il time out per dire cosa si deve fare in modo molto scientifico, anche per l'inferiorità l'aspetto tattico è assolutamente rilevante. Eh sì, Resca, pericolo pubblico numero 1 di Matteo Francobollato, Pikalek Francobollato, viene lasciata libertà di movimento a Sacco. Adesso Resca prova a circumnavigare l'area per creare scompiglio e spazi soprattutto. Sacco per Pikalek, Pikalek, anzi Ristov, Sacco, la marcatura di Zoboli, Nardo, no, non bisogna andare alla conclusione. Nessuno lo va a prendere, scorre il tempo, calciano via il pallone, giustamente, Ferrara, 1-8 al termine, più 2, incredibile prendere gol in superiorità numerica. Sì, sì, molto molto mal gestita, bisognava aspettarsi una soluzione articolata che era stata pensata durante il time out, bisognava avere molta molta attenzione, soprattutto quando si gioca una difesa individualizzata, 4 più 2. Bisogna assolutamente che quello che gioca nel settore opposto abbia la massima massima attenzione per il suo avversario diretto. Passi di Giannetti, quella partita è praticamente finita. 50 secondi al termine, 31-29. Carpi perde incredibilmente l'imbattibilità casalinga dopo 3 anni e mezzo. È
è una cosa pazzesca. Non ha perso contro il Polva Serviti, squadra fortissima estone, non ha perso contro il Fasano, ha perso contro Carrara. Viene fischiata dallo sfondamento, Carrara viene fischiato 28 secondi al termine. Secondi al termine, vediamo se Carpi riuscirà a trovare una conclusione rapida. Molina, distanza sicura, sì, attenzione, 31-29, vediamo quale soluzione adotteranno. La soluzione adotteranno, non fermano il tempo. 6 secondi al termine, è finito. Vince Ferrara, spugna il palo a Vallauri, un secondo al termine. Finisce qua, 31-30, incredibile sconfitta per Carpi. Mancherà probabilmente l'aggancio, c'è Carrara, una posizione siderale, deve segnare dalla metà campo con un muro di mani davanti a Rossi. La difesa della porta, verosimilmente andrà a sbattere contro il muro. Manca niente, è praticamente finita. Tempo è già fermo, Carrara contro il muro di mani. Tiro, palla sbatta.